subito da Giulia Grillo, perché oggi arrivano delle accuse nei vostri confronti, lo fa in particolare il politologo Alessandro Campi, a proposito di questo clima di rabbia che si respira nel paese, di frustrazione, diciamo così. Campi dice che i 5 Stelle hanno accentuato questo fenomeno, queste divisioni nel paese, con un linguaggio virulento. Come la pensa? Beh, penso che questo politologo possa legittimamente esprimere una sua opinione, ma rimane assolutamente tale. Come sapete, il dossier di Amnesty International si è focalizzato proprio sulle forze di centrodestra, quindi il 95% delle parole violente di odio sono state pronunciate proprio dai partiti di centrodestra, quindi noi non siamo assolutamente contemplati. Questo è uno studio sul linguaggio, quindi io invito il politologo in questione anche a cercare di utilizzare dei dati obiettivi quando si esprime un'opinione e non esprimere un'opinione a caso. Anzi, diciamo che il nostro lavoro è stato esattamente l'opposto, cioè è stato quello di canalizzare la rabbia, la delusione di tanti cittadini all'interno di una forza politica che crede moltissimo nel ruolo delle istituzioni, che crede nella legge, che crede nel rispetto delle regole e che non ha mai assolutamente fomentato la violenza. Guardi, io per esempio rimango sbalordita di fronte al linguaggio di persone personaggi come Sgarbi o come De Luca. Beh, quelli sono linguaggi che onestamente mi mettono timore e ansia quando li ascolto perché veramente travalicano la decenza politica di qualunque forma di confronto. Quindi Angela credo che Mauro, siano voglio chiari. chiedere il tuo punto di vista, poi ci torniamo, onorevole Grillo, voglio chiedere il tuo punto di vista sotto questo aspetto, quindi un sentimento sicuramente di rabbia, di frustrazione, scontri nel paese, un clima teso, ci saranno delle manifestazioni di fine settimana e c'è grande preoccupazione, sembra essere tornati, non vogliamo esagerare chiaramente, ma un po' all'incubo delle violenze degli anni 70. In tutto questo, la politica che ruolo ha? Beh, tornati all'incubo delle violenze degli anni 70, tu fai bene a ricordare, viene spontaneo il paragone, però penso che siamo in una cornice Certo, totalmente diversa, nel senso che ogni certo. epoca ha poi le sue modalità, i suoi tempi e bisogna inquadrarli per bene perché, come dicevi tu, quello che sta succedendo è veramente grave. Direi un'altra cosa, diciamo che oggettivamente si può dire che le forme di violenza politica emergono nel momento in cui emergono per sollecitare, diciamo così, un ordine nuovo, una categoria nuova, una situazione nuova che evidentemente le categorie date della politica non riescono a interpretare, non riescono a svolgere. È chiaramente il segnale di un vuoto. E per ricollegarmi a quanto diceva l'esponente del Movimento 5 Stelle qui di fianco a me, io direi che il fatto che negli ultimi anni abbiano ripreso vigore e forza movimenti, diciamo, estremisti di destra, movimenti anche estremisti di sinistra, eccetera. Forse vuol dire, rivolgo a lei la domanda, segnala in qualche modo forse una debolezza che comincia, diciamo, a farsi spazio nel Movimento 5 Stelle che, se pensiamo, quando è nato 5 anni fa, era riuscito a convogliare la rabbia sociale di qualsiasi schieramento politico, proprio proponendosi come movimento post-ideologico, nuovo, al di là di destra e sinistra. Il fatto che invece adesso ci ritroviamo davanti a episodi che purtroppo la nostra Repubblica ha già conosciuto in forme anche ben più gravi, ecco, forse segnala il fatto che siamo di fronte all'inizio di, fatemi essere brutale, all'inizio di un calo di appeal del Movimento 5 Stelle nelle viscere vere della società, cioè quelle che si pongono di più il problema del degrado, le periferie, insomma, dove le sacche di malcontento sono più forti. Onorevole Grillo, Sì, non so, rispondo? Sì, certo, prego, prego. Sì, allora, guardi, D'altronde, sì, le avevo rivolto esattamente la sì, domanda, no, per no, cui, ma ecco, certo. la ringrazio anzi per la domanda. In realtà, anche insomma, da quello che dicono i sondaggi, il nostro elettorato in realtà è anche aumentato. Ora chiaramente non si può conoscere esattamente come si spostano le frange dell'elettorato. Sicuramente possiamo dire questo, che in questi 5 anni di Parlamento la nostra presenza ha slatentizzato quello che era già evidente da prima, ossia che quelli che sono i partiti ideologicamente rappresentativi di
destra e di sinistra, in realtà hanno totalmente tradito la loro base ideologica. Bene, io ricondurrei esattamente a questo aspetto che mi sembra molto più veritiero, il fatto che si siano create delle frange fortemente ideologizzate, che quindi non possono essere rappresentate all'interno del Movimento 5 Stelle e che vengono fuori proprio dopo 5 anni di Parlamento in cui i maggiori partiti rappresentativi della destra e della sinistra hanno di fatto governato assieme e quindi hanno tradito il mandato elettorale dei propri elettori. Ecco, io la ricondurrei più a questo. Poi naturalmente ognuno può esprimere le proprie opinioni. Noi siamo un movimento post-ideologico e tali rimaniamo. Io mi auguro una cosa sola, voglio dire, che comunque tutti i cittadini, a prescindere insomma da quelle che sono le loro ideologie, non si dimentichino che ci sono più punti in comune tra di noi che punti che ci dividono, e quindi cercare di lavorare sui punti che ci uniscono, e che la violenza delle azioni purtroppo non è quella che risolve i problemi, è la forza delle ragioni che risolve i problemi. Quindi invito tutti a vivere la propria passione politica con una grande diciamo pace tra di noi e con la giusta determinazione per trovare i punti in comune. Mi faccia fare questo appello a tutti quanti, perché credo ne ce ne sia di bisogno. Lei è siciliana, non posso allora non interrogarla anche per via delle sue origini, ma comunque le avrei fatto la domanda in ogni caso, ma a maggior ragione gliela faccio su quella che è l'allarme lanciato dalla Commissione Antimafia e dal Ministro Minniti. Siamo nel pieno della competizione elettorale, dire questo non appaia irrituale e cogente nel momento in cui c'è il rischio concreto che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori. Non ci può essere silenzio in campagna elettorale, vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di condizionare istituzioni e politica. Questo è l'allarme lanciato da Minniti. Voi ne state parlando. È vero che manca questo tema dalla campagna elettorale? Beh, intanto ringrazio lei che ci sta dando l'opportunità di parlarne, perché questi sono i luoghi, oltre diciamo le piazze, i luoghi in cui è corretto parlarne. Noi ovviamente nei nostri comizi lo stiamo dicendo. Mi faccio dire che un paio di giorni fa purtroppo un nostro candidato in Calabria, Di Ippolito, ha ricevuto un proiettile insomma all'interno di una busta, dico, di probabile diciamo natura minacciosa, ecco, non di gente che ci vuole bene, non sappiamo se provenga dalla criminalità organizzata. Noi stiamo parlando molto, come stiamo parlando molto anche del voto di scambio, ed è fatto che riteniamo corretto rivedere l'articolo sul voto di scambio politico-mafioso, poiché oggi i metodi intimidatori classici della mafia sono cambiati e quindi deve essere diverso anche il modo di accertarlo. Quindi per noi è sempre un tema fondamentale all'interno della campagna elettorale, specialmente in terre purtroppo come la mia, come la Calabria, come la Campania, che sono quelle, ma non solo quelle, perché purtroppo questa realtà ormai è diffusissima anche nelle regione del nord. Vuoi intervenire il nostro Massimo Grillo, Leoni? posso fare Massimo? una domanda? Sì, Vai, no, volevo fare Massimo. Sì, una domanda, assolutamente. Grillo. Lei non crede che ci sia un pericolo, e nella domanda ci metto anche una collaborazione da parte vostra nell'aver elevato l'antipolitica, diciamo, a valore, e quindi in quel contenitore dell'antipolitica poi penetra abbastanza facilmente invece l'antidemocrazia, cioè il pensiero antidemocratico. Per esempio per la destra è abbastanza, per la destra estrema è abbastanza tradizionale, diciamo, far coincidere queste due cose. Non c'è il pericolo che, diciamo, autorizzando in qualche modo e dando una cornice anche così di ampio consenso come voi fate, l'antipolitica poi si rischi appunto di comportamenti antidemocratici all'interno dello stesso contenitore? Ma guardi, se noi avessimo voluto cavalcare l'antipolitica non ci saremmo neanche dovuti candidare. Noi invece siamo entrati in Parlamento, abbiamo lavorato e collaborato anche proficuamente con colleghi di altre, diciamo, di altre parti dell'arco parlamentare, dal PD a Forza Italia, insomma, nell'interesse del Paese. Quindi non ha senso questa cosa di abbinare al Movimento 5 Stelle l'idea di antipolitica. La politica, per quanto ci riguarda, è tutto, Beh, perché è siete un nati pezzo così, integrante però, della Grillo. società. Benissimo, certo, infatti poi ci siamo Forse trasformati, siete no? cambiati nel Quindi dalle frattempo, perché... piazze. Cioè, il Vaffa Day è vostro, diciamo, no? Quello è un buon Certo, ma inizio. guardi, lei parla con una che, dico io, all'inizio quando...
appunto alle attività del meetup del mio territorio, non avevo assolutamente la minima intenzione di partecipare a una competizione elettorale. Poi è stata un'evoluzione, l'evoluzione che ci ha portato a capire che era importante intervenire nei processi decisionali direttamente nelle sedi in cui le decisioni venivano prese. Per cui credendo nella forza delle istituzioni, nella forza delle regole, delle leggi che governano questa società, ci siamo fatti forza politica che compete elettoralmente con le altre forze politiche, facendo della politica elettiva un altro pezzo importante della nostra partecipazione, che fino in quel momento non c'era stata. Quindi non si può assolutamente dire, fino ad oggi il nostro capo politico Luigi Di Maio ha lanciato il secondo punto su cui convergere le altre forze politiche, abbiamo lavorato in Parlamento con tantissimi colleghi delle altre forze politiche, più di questo, insomma, per dimostrare che noi crediamo in queste istituzioni non vedo cos'altro possiamo fare. Io ripeto, invito i cittadini invece, tutti i cittadini che si trovano su fronti opposti, apposta a considerare che ci sono sempre tempi e modi per lavorare insieme, per trovare punti in comune, come l'abbiamo fatto noi in Parlamento in questi anni con altre forze politiche. La vostra squadra di governo è pronta quando la presentate? Tra l'altro si fa anche il suo nome per una squadra possibile del Movimento 5 Stelle nel momento in cui, insomma, doveste andare al governo, chiaramente. Guardi, mi lusinga che venga fatto il mio nome, però diciamo non corrisponde in questo momento a una realtà dei fatti. Abbiamo una serie di nomi Però la molto squadra la state preparando. importanti. Sì, assolutamente sì. Siamo La molto state o la contenti sta? perché abbiamo. No, io non la No, sto non lei, non preparando. lei, non lei, Diciamo non lei, non che. lei, no, no. Mi Sì. riferivo a Di Maio. Di Maio, sì, assolutamente, ci sta lavorando tantissimo in questi giorni e siamo contenti appunto perché stanno arrivando un paio di adesioni veramente importanti, quindi Quindi la presentate domani? settimana, non domani, settimana prossima, già Di Maio lo ha annunciato, e quindi insomma faremo questa prima volta nella storia di questo paese in cui, ripetiamo ovviamente che sono solo dei candidati ministri perché poi è il Presidente della Repubblica che li deve nominare. Posso intervenire? Certo, vai Angela. No, perché pensavo appunto la data era domani, l'annuncio della squadra era domani, avete ricevuto parecchi no, non siete un po' pentiti di questa scelta di aver annunciato in altri tempi, insomma l'anno scorso, di voler appunto presentare la squadra di governo prima del voto, nel senso che può essere anche un po' un boomerang, perché magari molta gente che ci crede veramente vi dice di no, affinché il suo nome poi non sia bruciato. Ecco, siete un po'. Ovviamente lei mi risponderà di no, però ecco, c'è da riflettere sul fatto Guardi, che non è forse una mossa così intelligente. le rispondo con un detto che una volta mi disse una persona quando doveva affrontare un momento difficile, mi disse la fortuna aiuta gli audaci. E allora io credo che un po' di audacia nella vita come nella politica ci voglia. Sicuramente si corrono alcuni dei rischi che lei ha appena descritto. Crediamo che in questo momento dobbiamo rischiare per dare di più a questo paese. È una forza politica che si è impegnata tantissimo in questi 5 anni per raggiungere questo risultato. Abbiamo ricevuto qualche no, che è fisiologico, una non notizia, abbiamo ricevuto diversi sì. E a breve sarà nota quella che è la nostra ipotetica squadra di governo se i cittadini italiani vorranno onorarci con la loro fiducia. Ok, Onorevole posso. Grillo, scusa.